Cari amici amanti del calcio, ti sarà perché tifiamo, eccoci di nuovo insieme. Non potevamo lasciarvi soli neanche questa settimana. Ed infatti abbiamo preparato per voi uno speciale dedicato al campionato 1976-1977, un torneo appassionantissimo che si concluse solo all'ultima giornata. Un campionato fatto di sorpassi e controsorpassi. Un campionato dove successero degli episodi che passarono alla storia. Io non vi voglio anticipare nulla. Nel frattempo mettetevi comodi e vi ricordo che potete seguire i nostri speciali e le nostre trasmissioni in diretta alla nostra pagina Facebook Sarà perché tifiamo. Noi siamo pronti. E voi? Partiamo! Ma non ha partecipato alla fase finale. È ancora in fase di ricostruzione. Fulvio Bernardini ed Enzo Bearzot sono sulla buona strada e guardano con speranza e fiducia al campionato che si appresta a ripartire. A Enzo De Cesari del Corriere dello Sport vogliamo domandare, secondo lui, qual è il reparto della formazione italiana che desta maggiori preoccupazioni? Secondo me il centrocampo, e si è visto in tutte le ultime partite della nazionale. Centrocampo formato con Benetti, Capello e Antonioni è un centrocampo che non fa interdizione a sufficienza, ha solo in Benetti un incontrista e poi due deliziosi giocatori come sono Capello e Antonioni, che però non riescono a contenere l'avversario quando riesce a prendere l'iniziativa. Veniamo ora al calciomercato, un argomento che suscita spesso un interesse addirittura morboso. Quest'anno poi c'è stata una vivacità inusitata, con degli scambi ad alto livello, soprattutto tra Milano e Torino. Al vecchio stadio torinese di Via Filadelfia, prime fotografie ufficiali ai campioni d'Italia. 27 anni dopo le imprese del grande Torino, è riapparso lo scudetto sulle maglie granata. Il Torino campione d'Italia è una macchina perfetta. Radice vuole potenziare la difesa e Pianelli lo accontenta con l'acquisto dello stopper del Cesena, Luigi Danò. Lei sa di essere il difensore che è stato pagato più caro finora in Italia da una società di calcio? Ma io non ci penso nemmeno alle cifre che mi hanno pagato e non mi interessano. Tra le squadre di rango, il Torino di Radice è quella meno cambiata rispetto allo scorso campionato. Beh, dopo i risultati dell'anno scorso è chiaro che i ragazzi si sono dimostrati così all'altezza e validi che hanno tutti meritato la riconferma. Abbiamo preso da 9 butti, come si sa, e sicuramente abbiamo anche migliorato qualitativamente la rosa, perciò giocatori buoni e innestati soprattutto da Nova al punto giusto, nel ruolo giusto. Sì, beh, noi l'anno scorso durante il campionato abbiamo avuto così una certa necessità di avere un giocatore di difesa che con certe caratteristiche. Io non sono mai stato d'accordo con una certa critica che diceva che la difesa del Torino non era all'altezza, perché poi l'abbiamo dimostrato, subendo meno gol e anche una difesa che è risultata la più forte, che ha contribuito anche poi a sbloccare dei risultati. Certo. Però un giocatore così, è chiaro, ci rinforza ulteriormente. Boniperti non ha digerito la beffa scudetto. Via Carlo Parola. Al suo posto il giovane Giovanni Trapattoni, 37 anni, una minima esperienza di apprendista allenatore al Milan. Foto di gruppo a Villar Perosa. È la Juventus di Trapattoni che si è presentata a Ferragosto come tradizione al pubblico dei suoi sostenitori. La curiosità di vedere all'opera in partita Boninsegna e Benetti è stata appagata a metà. Dei due nuovi acquisti, soltanto l'ex interista ha giocato, mentre Benetti è rimasto in panchina per un lieve infortunio occorsogli giovedì. Boninsegna, che cosa significa per un giocatore considerato grande cambiare maglia, cambiare squadra? È una sorpresa, perché dopo tanti anni trasferirsi così è stato così, come ripeto, una sorpresa. Benetti, che cosa significa per un giocatore considerato un grande cambiare maglia? Non lo so, devo ancora entrare veramente al di là di quelle che sono le frasi fatte, le parole che si dicono al momento. Sono venuto alla Juve
contento proprio di esserci venuto, di essere ritornato. Non lo so, devo ancora vivere, diciamo, questa bella avventura del trasferimento in una squadra come la Juventus. Il Milan del nuovo presidente Vittorio Duina volta pagina e affida la panchina all'emergente e innovativo Giuseppe Marchioro, che ha condotto il Cesena in Coppa UEFA. Dicono che ci hai tirato un po' dentro in questi primi giorni di preparazione. Ma io ho cercato di lavorare con i giocatori del Milan come ho fatto con tutti i giocatori che ho avuto a disposizione. Non penso di aver esagerato. Sono altrettanto certo che il fisico si adatta in fretta a un certo tipo di lavoro e mi auguro che anche i giocatori del Milan si adattino. Oltre a Capello, dalla Roma arriva il mediano Giorgio Morini. Tu fino adesso hai avuto problemi di giocatori di rosa limitata, eccetera. Qui al Milan hai problemi di abbondanza, no? Mi pare, grosso modo. Sì, e questo è un problema, lo confesso, perché penso, almeno io sono uno di quegli allenatori che la vede in questo modo. Più giocatori ci sono e più confusione c'è. Tu senti, Pietro, ti senti ceduto o cacciato dalla Juventus? No, prima di tutto c'è né ceduto né cacciato, perché dalla Juventus sono voluto andare via io e non che mi hanno cacciato via. Questo vorrei sottolineare. Però c'è, cioè, dispiace il modo in cui si è andato via. L'Inter non si ferma ad Anastasi. Dalla Fiorentina preleva il regista Claudio Merlo e fa rientrare dal prestito al Varese l'attaccante Carlo Muraro. Ecco Merlo, lei che appella lo conosce, è un tipo di solito abbastanza prudente. Ebbene, quest'anno si è un po' sbilanciato perché ha detto con Merlo e con Anastasi l'Inter vince lo scudetto. È diventato matto? Comunque sono grosse responsabilità sia per lei che per Anastasi. Penso che un tipo come Chiappella non si sbilancia mai. Quest'anno speriamo che abbia ragione, perché quest'anno con Anastasi e con il sottoscritto pensiamo di aver fatto una grossa squadra che possa aspirare fino all'ultimo allo scudetto. Ecco, obiettivo di un giocatore come te in genere è scudetto e nazionale. Tu lo baratteresti lo scudetto per la nazionale o viceversa? No, cioè io preferisco vincere lo scudetto all'Inter e lasciar perdere la nazionale. Al Napoli torna Bruno Pesaula e Ferlaino gli assicura l'attaccante Luciano Chiarugi, ex Milan. La Roma riporta a casa due dei suoi giovani, Bruno Conti e Agostino Di Bartolomeo. Alla Lazio arriva l'ex capitano giallorosso Francesco Cordova ed è polemica. Seguono i ritiri, le prime amichevoli e la fase iniziale della Coppa Italia per testare la bontà dei nuovi telai e per porre rimedio a eventuali difetti del motore. L'esame tifosi comincerà in occasione della prima partita di campionato. Adesso tutti in vacanza e in riva al mare si fanno conti e previsioni. Il nostro presidente, dice qualcuno con orgoglio, ha speso più di 1 miliardo. La verità poi su questi prezzi, su questi miliardi, la conoscono in pochi. In effetti negli anni scorsi è accaduto che qualcuno abbia lasciato il supermarket dei piedi dimenticando di pagare il conto dell'albergo. Rimanete ancora con noi perché lo spettacolo continua. Dal 5 di novembre 2007, anno domini, Osteria degli Ubertini. Cucina tipica romanesca e le meglio delizie della tradizione nostrana. E per un faccio manca proprio niente. E il pranzo del martedì e venerdì è anche pesce. Qualità, ingredienti sani e genuini e... Oste, portaci un altro litro! Mangia bene e bevi di gusto insieme a Fabio, Fabiana e Gabriella all'Osteria degli Ubertini. Prenotazioni allo 06 96 84 50 32 o al 339 3 26 153 in via degli Ubertini 77. È tutta salute!
Forme e Colori è un'azienda moderna e frizzante, un contenitore di idee, l'incontro perfetto tra tradizione e innovazione. Forme e Colori è un laboratorio creativo dove l'esperienza e la passione si intrecciano in una costante ed incessante ricerca di materiali, forme e idee, riviste in prospettiva futura. I nostri professionisti, con passione e approfondita preparazione, accompagnano il cliente in un percorso sensoriale per la realizzazione di ambienti confortevoli ed esclusivi. Lo staff di Forme e Colori crede nel design e nel concetto di bellezza a 360 gradi, rendendo così ogni progetto personale e fruibile, bello e pratico. Vi aspettiamo presso il nostro showroom. Forme e Colori è a Roma in Via Latina 403, telefono 06 78 87 442. Tuscauto, siamo il vostro concessionario di fiducia Ford a Roma. Siamo in Via Tuscolana 297, altezza Furio Camillo. Da 35 anni nel mondo Ford, vi assistiamo nell'acquisto di auto nuove e usate, con garanzie e finanziamenti in sede. Curiamo la vostra vettura Ford dai tagliandi alla manutenzione totale, con vendita di ricambi originali in sede. Tuscauto, il tuo concessionario di fiducia. Garanzia di serietà e professionalità. Vi aspettiamo! Anche stasera su Sarà perché tifiamo un grande speciale, il campionato 76-77 dove ci fu il grande 3-7 fra i bianconeri della Juventus e i Granata del Torino. In attesa di ritornare, speriamo maggio, come dicono le ultime notizie. Un grande saluto, godetevelo tutto, stiamo insieme, non vi lasciamo mai. Stasera televisione, Facebook. Un grande abbraccio dal vostro tipster. Torino si conferma subito la capitale del campionato. I campioni d'Italia nei primi 7 minuti mettono al tappeto la Sampdoria. Finirà poi 3-1 per i Granata. Doppietta di Graziani e sigillo finale di Pulici. Alcuni sampdoriani, più che giocare, sono stati spettatori, ha detto deluso l'allenatore Bersellini al termine dell'incontro vinto per 3-1 dai campioni d'Italia. In effetti il Torino deve il successo in parte ai propri meriti e in parte agli errori dell'avversario. Lo stadio olimpico apre i battenti a un incontro del massimo interesse, Lazio-Juventus. Le squadre comunque non sono scese ancora in campo. Wilson, come mai questi 15 minuti di ritardo? La nostra è una protesta disciplinata e coscienziosa per la rivendicazione di alcuni principi, quali appunto l'abolizione dell'intervento dei mediatori e del vincolo. La Juve risponde presente battendo la Lazio all'Olimpico per 3-2. Doppietta di Bettega e primo gol in bianconero per Boninsegna. Trapattoni, quali le note positive oltre il risultato? Innanzitutto oggi per la verità qualche nota positiva c'è stata, non so, per esempio Boninsegna, per esempio la continuità dello stesso Gentile e qualche altro individuo che nonostante la grossa fatica abbiamo trovato una grossa Lazio e abbiamo reagito anche se qualche volta in un modo abbastanza confusamente, però io proprio ieri avvertivo qualche suo collega dicendo che un po' questo scirocchetto che a Roma lo si conosce, no? E il grosso impegnativo settimanale prevedevo già una situazione di questo tipo. Vittorioso anche l'esordio del nuovo Milan e di Marchioro, che supera il Perugia per 2-1. Anche se la novità più clamorosa è il numero 7 sulle spalle di Rivera. Bene anche la Fiorentina del confermato Mazzone, che strappa i due punti al Cesena grazie ai gol di Desolati.
Claudio Desolati, 21 anni, nato in Belgio, da 6 anni alla Fiorentina, esordì in Serie A, a 16 anni ha firmato il primo gol del campionato quando erano trascorsi appena 60 secondi dal fischio d'inizio dell'arbitro internazionale Serafino. Il Napoli con il pareggio di Catanzaro annulla subito l'handicap. Deludente 0-0 dell'Inter a Foggia. La Roma fa 2-2 con il Genoa a Marassi. Festa del gol a Verona, 3-3, con il Bologna del nuovo mister Gustavo Giannini. Dopo le prime 4 giornate i pronostici sono rispettati. Juventus e Torino guidano la classifica a punteggio pieno, 8 punti. Io confido molto in questo spirito che ha questa squadra e questi ragazzi che mi dimostrano sempre. Questo delle volte non è abbastanza, ma penso che così si possa anche delle volte così fare una partita, soprattutto con questo spirito vincente che l'abbiamo. Il Toro gioca a memoria. Radice è soddisfatto della squadra. Danova, schierato terzino destro, offre maggiore qualità alla difesa. Pecci domina il centrocampo, Claudio Sala è superlativo e i gemelli del gol non fanno mancare il loro apporto. La Juventus c'è. Trapattoni imposta la squadra senza il classico regista e avanza Tardelli a centrocampo. I meccanismi non sono ancora perfetti. Le vittorie arrivano lo stesso, ma solo contro il Catanzaro il 31 ottobre goleada, alla quale partecipano anche i due terzini Gentile e Cucurello. Il Napoli è secondo insieme al Perugia ed è questa la prima sorpresa. Per gli uomini di Pesaola ci sono 3 vittorie consecutive, compresa quella contro il Milan alla quarta di campionato. È stata una vittoria molto bella, molto voluta, e contro una squadra di rango come il Milan, che a me ha fatto un'ottima impressione. Il Perugia è l'altra novità. Dopo la sconfitta la prima giornata, anche per i grifoni ci sono 3 successi di fila. Vannini è l'uomo gol per eccellenza. Ma la copertina è per il giovane Walter Novellino, che realizza la sua prima doppietta in A contro il Cesena. L'ala destra del Perugia incanta tutti per talento e classe. La Lazio del nuovo allenatore Luis Vinicio è terza a 5 punti. Bruno Giordano non fa rimpiangere Chinaglia. Vincenzo D'Amico è nel pieno della maturità. Lionello Manfredoni è il nuovo baby che guida la difesa. Inter e Milan, dopo 4 domeniche, sono già lontane dalla vetta. I nerazzurri battono il Catanzaro. Nella carriera di un centravanti, fare gol diventa un imperativo categorico per ogni appuntamento domenicale con il pallone. Ma per Pietro Anastasi questo appuntamento, da quando è passato all'Inter, sembrava non arrivare mai. Oggi contro il Catanzaro, Pietruzzo, alla ricerca di una dimensione nuova dopo mesi di inattività prima di cambiare casacca, ha ritrovato la via del gol dopo averla cercata disperatamente in tutte le maniere. Poi perdono malamente a Verona e si fanno bloccare dal Cesena, che proprio a San Siro conquista il primo punto della stagione. Il Milan non segna. In 3 partite va in rete solo Francesco Vincenzi, ma è un gol che serve solo a rendere meno pesante la sconfitta contro il Napoli. Le novità tattiche di Marchioro per ora non portano ai risultati. Rivera viene sostituito da Gorin e i malumori in casa rossonera iniziano a salire. Nella Roma segna Musiello. Il Verona del nuovo portiere Superchi c'è. Balbetta la Fiorentina, sconfitta già 2 volte in casa. In coda lottano tutte le altre, compreso il Genoa di Pruzzo e Damiani. E intanto salta la prima panchina. È quella del Cesena. Al posto di Corsini, ecco Marcello Neri. Novembre 1976, quinta giornata. Il calendario propone la classica sfida incrociata. Milan-Torino.
granate in casa contro l'Inter. Juve a San Siro contro i rossoneri. Turno sulla carta più favorevole ai campioni d'Italia che in casa non perdono dall'11 maggio 1975. Il Toro vince, ma occorre un rigore a 5 minuti dalla fine. La Juve mostra i muscoli e scuote il campionato. Sotto di due gol riesce a ribaltare il risultato e a superare un Milan sempre più in crisi. Per Roberto Bettega una doppietta a San Siro vuol dire più che una semplice vittoria. La Juventus sta andando fortissimo, dove andrà a finire? Ma andrà a finire, noi i nostri propositi li sanno tutti, noi cerchiamo di ottenere sempre il massimo. Il Torino marcia alla nostra stessa andatura, quindi volevamo cercare di non perdere terreno anche se il turno era favorevole a loro. Senti Trapp, era la prima volta che tu entravi a San Siro da avversario. È contro ogni dubbio che nascere in una società, crescere, avere delle grosse soddisfazioni quali tanti risultati, rimanerci tutta una vita, iniziare un'attività quale questa di allenatore, un aspetto affettivo, un aspetto profondo rimane. Però questo mestiere purtroppo ci insegna, dico purtroppo perché in effetti forse è invidiato da molti, però ci insegna che certi sentimentalismi o certi aspetti professionali devono tralasciare quello che è l'aspetto affettivo. Ecco, questo è il derby del sud tra il Foggia e il Napoli e ci sarebbe da dire che non si sa quale delle due squadre gioca in casa, tanti sono i tifosi napoletani in trasferta. I successi delle torinesi creano il vuoto. Napoli e Lazio, seconde, sono 3 punti. Il Perugia sconfitto proprio dai laziali scivola a -4. Dopo 3 vittorie consecutive, il Perugia è uscito sconfitto di stretta misura dall'Olimpico. Ma il bello è che Vinicio, nel commentare la gara, ha definito la Lazio non ancora all'altezza del gioco praticato dagli Umbri. Si risveglia la Fiorentina di Antognoni. La Fiorentina oggi in maglia bianca è dunque uscita vittoriosa dal campo del Verona, ma bisogna chiedersi quale altro andamento e quale conclusione avrebbe potuto avere la gara se questo gol del veronese Luppi, segnato a freddo al primo minuto di gioco, non fosse stato annullato dall'arbitro Riccardo Dattanzi. Al massimo dei 52.000 spettatori lo stadio della polemica dei biglietti. A Genova i tifosi sono divisi anche fisicamente, genuani nella gradinata nord e sampdoriani in quella sud. Questi invece non c'entrano, sono portoghesi in casa propria, con tanto di piccola tribuna riservata. Bruzzo e Caglioni sono i goleador del ritrovato derby della Lanterna. Il messicano Domenghini regala al Foggia un prezioso punto contro il Napoli del bomber Savoldi. Torino c'è. E c'è soprattutto la Juventus. A inizio stagione c'erano dubbi sul nuovo corso juventino, ma dopo le prime 5 domeniche ogni perplessità sembra essere spazzata via. La squadra c'è, e là davanti c'è un giocatore che sempre di più fa la differenza, Franco Causo. Sono andato a Lecce l'1-2-49, ho iniziato nel NAG del Lecce e ho fatto tutta la trafila normale, dagli allievi, prima squadra. È nato a Lecce il 1 febbraio 1949, ma la Juventus lo ha preso quando era ancora un ragazzino. In bianconero ha esordito il 21 gennaio 1968. È un gran talento Causio. Classe da vendere e giocate sudamericane da tipica mezzapunta. Ha tutto, ma forse gli difetta un po' il carattere. Lo salva il mister Armando Picchi, che stravede per lui. Alla quarta di campionato, il 25 ottobre 1970, lo manda in campo togliendolo di fatto dal mercato. Pericolo scampato per il futuro barone che nel 1971-72 conquista una maglia da titolare ed esplode. Causio, qual è stato l'anno decisivo della sua vita? Ma io penso quest'anno, perché quest'anno sono avute tante cose.
sono in lizza per il campionato. Campione della domenica sportiva. È in convocazione nazionale. Aspetto un figlio, sono sposato quest'anno. La bellissima tripletta all'Inter il 23 aprile 1972 gli apre le porte della nazionale. Nel romanzo della nostra nazionale si è inserito in questa circostanza il capitolo di Franco Causio. Franco Causio, nato a Lecce 23 anni fa, centrocampista della Juventus, è la matricola che deve superare il difficile rodaggio dell'ambientazione nell'Olimpo del calcio azzurro. Sono contento che tu sia qui in nazionale, però vorrei che sabato entrassi io al posto tuo, ecco. Ma io ho detto, questo qui non aspetta né a me né a te giudicarlo, aspetta il signor Valcareggi. Il debutto sei giorni dopo, in Italia-Belgio. Valcareggi ha scelto Causio, inserendolo al posto di Domenghini. Un passo importante, perché lo juventino conquista la fiducia del CT. Un programma nel 1974 lo inserirà nella lista dei 22. Antonioni e Bettega. Titolarissimo ad Argentina 78, con annessi colpi di genio e spettacolo. Causio, lanciato Rossi in area. Rossi mette al centro un bel pallone, Causio, gol! Tredicesimo uomo nella vincente spedizione spagnola, quattro anni dopo. Anche lui campione del mondo. Mica per altro. Per potersi giocare un bel 3-7 con il presidente Pertini. Lo chiamavano Brasil per la sua maniera alla brasiliana di coprire il pallone. Lo chiamarono il barone per la sua ricercatezza nel vestire. Causio era nato carambolista, di un'arte della carambola che prevedeva non l'uso della stecca, bensì quello dei piedi. La Juventus non rallenta, anzi spinge ancora di più sull'acceleratore. Altri 4 punti nelle successive 2 giornate. Franco Superchi, 32 anni. Se non ci fosse stato lui a difesa della porta veronese, la Juventus avrebbe faticato meno a battere i gialloblu. 2-1 al Verona e 1-0 a Cesena con gol di Boninsegna nel finale. Due volte ha già guidato questa squadra romagnola e per due volte il Cesena è stato sconfitto. Oggi però in maniera diversa, Rosati. In maniera diversa, diciamo che abbiamo incontrato la Juventus e che gli abbiamo messo in soggezione, perché noi effettivamente abbiamo giocato una grossa partita. Penso che il pubblico si sia divertito e soprattutto, insomma, abbiamo ritrovato il Cesena che
fa bene sperare in seguito. Partita difficile per una vittoria sofferta, ma la storia dei campionati si fa anche così. E intanto, dopo 7 turni, i bianconeri sono soli al comando a punteggio pieno. Il Torino è scosso dalla morte dell'ex bandiera Giorgio Ferrini. I Granata perdono un punto. Succede a Perugia, dove il solito gol di Pulici è annullato dalla rete di Novellino, un ex. Pareggiando 1-1 a Perugia, il Torino ha lasciato alla Juventus il comando della classifica. Radice, allenatore dei campioni d'Italia, così ha commentato la prova della sua squadra. Ma l'incontro direi che non è stato granché, soprattutto perché noi non abbiamo centrato la prestazione. Direi che è stato il Torino peggiore di quest'anno. Il 2-1 della domenica successiva contro il Napoli è l'avviso alla Juventus che il Toro è più vivo che mai, proprio alla vigilia del derby. Torino comanda, per il momento resiste solo la Lazio che pareggia con il Napoli e poi va a vincere il derby. Uomo del match è Bruno Giordano, nuovo idolo del popolo laziale. La Lazio vince il derby della capitale per 1-0, ma per il successo deve ringraziare quasi esclusivamente il suo portiere Felice Pulici, autore di una prestazione di straordinario livello tecnico. Pulici, c'è chi ha detto che da almeno 20 anni non si vedeva un portiere fare quello che ha fatto lei oggi a Roma. Le sembra che sia vero o no? Ma questo non lo so, perché in effetti io ero in campo, quindi non potevo verificare quello che stavo facendo. L'importante per me era di riuscire a mantenere la rete così inviolata e cercare di conquistare almeno un punto. Sulla carta eravamo dei favoriti e solitamente nei derby quando si è favoriti si perde. La gioia dura poco. Il 2 dicembre 1976 arriva la triste notizia della morte di Tommaso Maestrelli. Un pugno nello stomaco e non sarà il solo per la Lazio. Inter e Milan giocano il loro derby il 28 novembre 1976. Finisce 1-1 con i gol di Mariani e Silva e con Rivera che contrasta Mazzola a centrocampo. 5 dicembre 1976, in programma la giornata numero 8, al Comunale di Torino c'è l'attesissimo derby. Partita maledetta per Giampiero Boniperti. La sua Juve ha un punto in più dei Granata, che sognano il sorpasso. Tutto può accadere. Nel frattempo, la Lazio è ospite dell'Inter a San Siro. Addio sul campo a Tommaso Maestrelli. Il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Risultato primi tempi via Torino. Ha segnato Graziani al 19esimo. Torino 1, Juventus 0, a voi Milano. 0-0 tra Inter e Lazio, a voi Olimpico. All'Olimpico 1-1 tra Roma e Milan. Ricordiamo i gol al 7° del primo tempo, Silva per il Milan, al 17esimo Di Bartolomei pareggia per la Roma. A voi Genova. Amarassi Sampdoria 2, Verona 0. Reti segnate da Bresciani al 2° e dal 5° Due gol a freddo, due autentici pezzi di bravura del centravanti blu cerchiato nei primi 4 minuti e mezzo, e la partita praticamente comincia su una strada liscia come un biliardo per la Sampdoria e sul più impervio dei terreni per il Verona. Altri primi tempi a Bologna. Bologna 0, Genoa 0. A Firenze Fiorentina 1, Foggia 1. A Napoli, Napoli 1, Cesena 0. A Perugia, Perugia 1, Catanzaro 0. A te Ameri. Bene, ripetiamo il risultato del Comunale di Torino. Juventus 0, Torino 1. 168esimo derby della Mole, dunque 75.000 gli spettatori, più 20.000 che sono rimasti fuori, attendono la proiezione televisiva. Sono Ciotti da San Siro. L'Inter è passato in vantaggio esattamente al 20esimo con uno splendido destro al volo di Marini da fuori. Pertanto al 20esimo a San Siro, Inter 1, Lazio 0. A te la linea. A Napoli 22esimo, Napoli 2, Cesena 0. Al 16esimo autorete, cioè su tiro di Binazzani devia in gol un difensore del Cesena. Attenzione, attenzione, il Torino ha raddoppiato al Comunale con una rete di Pulici. 1-2, Juventus 0, rete di Pulici, ripetiamo. Lasciamo la linea a Provenzali. E da Genova vi comunichiamo che la Sampdoria ha portato a 3 il suo bottino. Infatti Bresciani è riuscito a trasformare il calcio di rigore concesso dall'arbitro, ha segnato e quindi il risultato adesso è Sampdoria 3, Verona 0. A voi Rimini. Scusa Luzzi, sono Ciotti da San Siro. La Lazio ha pareggiato con Giordano.
Mancano esattamente 11 minuti alla conclusione. A Firenze 35esimo Fiorentina 3, Foggia 1. Al 30esimo autorete di Scala su tiro di Zuccheri. A Genova mancano 4 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro. È cambiato ancora il risultato. Ha ridotto le distanze il Verona. Bene, qui è lo studio. A Napoli al 37esimo terza rete per il Napoli, segnata da Chiarugi su passaggio di Giuliano. A Firenze è cambiato il punteggio al 44esimo. La Fiorentina conduce sul Foggia per 4 reti a 1. Classifica: Torino 15 punti, Juventus 14, Lazio e Napoli 11, Fiorentina 9. Secondo lei, Sala, perché il Torino oggi ha vinto il derby? Lo ha sentito di più? Ha voluto più della Juventus questa vittoria, forse? Ma effettivamente il segreto forse sta proprio qua. Noi, quando c'è il derby, soprattutto un derby importante come questo, un derby dove incontravamo una squadra come la Juventus che non aveva perso un punto, direi che effettivamente lo sentivamo molto, e questo è stato forse, non dico la mossa vincente, però siamo entrati in campo con lo spirito effettivamente di sbarrare il passo a questa squadra che rischiava un pochino di uccidere il campionato. Tardelli, il Torino ha meritato questa vittoria? Ma io penso di sì, perché ha dimostrato molta determinazione, ha dimostrato molta più determinazione di noi, e ha giocato molto bene, cosa che non abbiamo fatto noi oggi. E il risultato penso sia molto giusto. Il derby vinto galvanizza il Torino. Supera il Cesena per 2-0 con i suoi gemelli prima di frenare clamorosamente a Verona. Eraldo Pecci non ha potuto festeggiare con una vittoria il rientro a tempo pieno nel Torino. 0-0 a Verona come l'anno scorso, penultima tappa dello scudetto granata. Quest'anno, anzi in questo campionato, il Torino va in bianco per la prima volta in fatto di gol. Terreno faticoso, invincibile difesa veronese o i resti di un San Silvestro abbondantemente festoso. La Juventus ci impegna un po' a rialzarsi dopo il KO dei Granata. Si blocca con i Viola, ma poi supera il Bologna e il Perugia. E alla vigilia del turno 12, tra Granata e Bianconeri c'è un solo punto di differenza. 380 partite in Serie A. Dino Zoff è qua per ricevere il nostro elogio e quello di tutti gli sportivi per la sua bravura, per la sua correttezza, per la sua, vorrei dire, anche umiltà. Non è un personaggio schivo alla pubblicità, Zoff, eppure è un campione che tutti i giovani dovrebbero prendere come esempio. Io faccio il mio lavoro, lo faccio con coscienza e cerco di fare il meglio che posso. Ma non perdi mai una battuta, io dico. Ma insomma, io cerco di tenere duro il più possibile, mi hanno sempre abituato a tenere duro. La notizia, semmai, è la risurrezione dell'Inter. Prima è l'eterno Giacinto Facchetti, che trova il gol vittoria contro la Sampdoria. Quindi esplode Carlo Muraro. Il giovane attaccante nerazzurro in due giornate segna 5 volte. E intanto l'Inter sale al terzo posto con 14 punti. Anche la Fiorentina è in rimonta. Ferma la Juve, pareggia con la Samp e poi schianta il Bologna con un secco 3-0. Nel derby dell'Appennino i gol li ha fatti la Fiorentina, le occasioni le ha sbagliate quasi tutte il Bologna. La partita, che non ha annoiato per la sagra delle occasioni mancate, no, ha lasciato molto a desiderare invece per il disordine generale ora su un fronte ora sull'altro. Resiste anche il Napoli nonostante il passo falso con l'Inter. La Lazio perde quota. Pesano le due sconfitte contro Genoa e Milan, con i rossoneri che comunque sono ancora lontanissimi dalla vita. I gol di Vannini non bastano al Perugia. Il Foggia si toglie lo sfizio di battere il Milan. Bruzzo continua a segnare e a tenere il suo Genoa appena sopra la zona salvezza. Roma in affanno, nonostante la doppietta del giovane Di Bartolomei. gennaio 1977, turno numero 13, seconda sfida incrociata tra Torino e Milano. Alla fine sorride la Juve che batte l'Inter per 2-0. Al Comunale si consuma la vendetta di Boninsegna, che castiga la sua ex squadra con una doppietta, un gol per tempo. Che cosa si prova a segnare due gol in una volta sola all'Inter proprio? Ma due gol in una volta è una grossa soddisfazione. Cioè, io ho fatto la mia partita, sono entrato, sì, ho visto le maglie, i miei amici, così, li ho salutati. Questione di 10 minuti, poi dopo sono entrato nel clima della partita, non ho più pensato che stavo giocando contro l'Inter ma contro un avversario qualsiasi. Io in settimana avevo parlato che avremmo dovuto stare molto attenti,
Perché la Juve ha cambiato modo di giocare, era una Juve furba, che sapeva agire in contropiede e difatti ci ha fatto due gol in contropiede. Boninsegna è stato veramente eccezionale, come i suoi compagni, comunque ha messo dentro due gol veramente molto belli. Il Milan a San Siro blocca i Granata sullo 0-0. Altro sorpasso e bianconeri da soli in testa a più uno dai cugini. Il braccio di ferro continua. Peppe Savoldi affonda ancora di più il suo Bologna. Continua per il Bologna la serie nera. Il piano tattico di Cesarino Cervellati è stato prudente e preciso. La squadra gli ha ubbidito e parsi in ripresa, ma a 9 minuti dalla fine è stata umiliata. Il giovane attaccante del Cesena, Gil De Ponti, regala una bella vittoria alla squadra contro il Foggia. Zigoni c'è e il Verona strappa un punto prezioso alla Lazio. Ed è ancora una volta la Lazio a entrare nelle cronache. Non per i fatti di pallone, ma per l'assurda morte di Luciano Rececconi, che il 18 gennaio 1977 muore per un colpo di pistola all'interno di una gioielleria. Sera che dà la notizia al mondo. La notizia che Luciano Rececconi, 28 anni, centrocampista della Lazio, è morto. Ed è morto per un colpo di pistola che lo ha centrato in pieno petto. Si stenta a credere, ma è tutto terribilmente vero. Buonasera, vorrei salutare intanto il mio grandissimo amico Renato Chiaro e alla sua fantastica trasmissione Sarà perché tifiamo. Un saluto e sempre forza Lazio. Ciao Ronny. Salve a tutti i nostri telespettatori da Dino Di Massimo. Campionato combattuto e avvincente questo del 76-77, pieno di avvenimenti importanti. Continuiamo a seguirlo con attenzione. Arrivederci a tutti, cari telespettatori. Dal 5 di novembre 2007, anno domini, Osteria degli Ubertini. Cucina tipica romanesca e le meglio delizie della tradizione nostrana. E per non farci manca proprio niente, il pranzo del martedì e venerdì è anche pesce. Qualità, ingredienti sani e genuini e... Oste, portaci un altro litro! Mangia bene e bevi di gusto insieme a Fabio, Fabiana e Gabriella all'Osteria degli Ubertini. Prenotazioni allo 06 96 84 50 32 o al 339 1326 153 in via degli Ubertini 77. È tutta salute! Forme e Colori è un'azienda moderna e frizzante, un contenitore di idee, l'incontro perfetto tra tradizione e innovazione. Forme e Colori è un laboratorio creativo dove l'esperienza e la passione si intrecciano in una costante ed incessante ricerca di materiali, forme e idee, riviste in prospettiva futura. I nostri professionisti, con passione e approfondita preparazione, accompagnano il cliente in un percorso sensoriale per la realizzazione di ambienti confortevoli ed esclusivi. Lo staff di Forme e Colori crede nel design e nel concetto di bellezza a 360 gradi, rendendo così ogni progetto personale e fruibile, bello e pratico. Vi aspettiamo presso il nostro showroom. Forme e Colori è a Roma in via Latina 403, telefono 06 78 87 442. Tuscaudo, siamo il vostro concessionario di fiducia Ford a Roma. Siamo in via Tuscolana 297, altezza Furio Camillo. Da 35 anni nel mondo Ford. Vi assistiamo nell'acquisto di auto nuove e usate, con garanzia e finanziamenti in sede.
Assicuriamo la vostra vettura Ford dai tagliandi alla manutenzione totale, con vendita di ricambi originali in sede. Tuscauto, il tuo concessionario di fiducia. Garanzia di serietà e professionalità. Vi aspettiamo! Ciao Renato e buonasera a tutti i telespettatori di Sarà perché ti fiamo. Ti sto facendo questo video dalla splendida isola di Madeira che fa parte del Portogallo. Anche qui diciamo che c'è il lockdown, però non è così restrittivo come sono le sanzionamento in Italia. Hanno capito che l'economia non può essere distrutta in questo modo e quindi il giorno 2 a mezzanotte finirà e tutte le imprese e le attività commerciali riapriranno. Come vedi, come puoi vedere, la mia fede calcistica la porto ovunque. Questo è lo stupendo mare dell'oceano e niente, vi invito tutti a visitare quest'isola per vedere la differenza di vita che c'è tra l'Italia e altri paesi. Un abbraccio a tutti e a sentirci a presto. Ciao a Sarà perché ti fiamo, una grande trasmissione, un bravissimo presentatore e forza Juve. Il gioielliere sembra che abbia tolto la pistola dal cassetto e abbia sparato un colpo. Un colpo solo che ha preso Rececconi, che prontamente è stato soccorso. Il biondo mediano del Lazio viene trasportato in ospedale, ma muore pochi minuti dopo il ricovero. È bastato un colpo perché fosse spezzata la vita di un giovane calciatore fermo da alcuni mesi per infortunio, ma che stava ormai per rientrare. E come vi è venuta l'idea di venire a fare questo scherzo? Niente, è stato un tremendo equivoco, tutto qua. Il popolo laziale è sgomento. La squadra è sotto shock. Rececconi lascia la moglie in dolce attesa e un figlio. È una tragedia incredibile, un fatto gravissimo. Scoppiano anche le polemiche. Qualcuno forza la mano, facendo passare la vittima per un ingenuo. Come se i calciatori vivessero in un mondo diverso e con atmosfere rarefatte rispetto alla vita reale, che in quel periodo è carica di tensione. Quel che rimane è una giovane vita di un calciatore amatissimo dai suoi tifosi, finita in un modo così assurdo e beffardo. La morte di Rececconi rappresenta un dramma cui nessuno può sentirsi estraneo. È la folgorante testimonianza della nevrosi nella quale viviamo. Di queste nevrosi si trovano prove anche nei commenti della tragedia. Il cinismo si sostituisce alla pietà. La riprovazione per la stupidità dello scherzo è superiore allo sdegno per il modo in cui è stata stroncata la vita di un uomo. Il confronto è stato modesto. La Lazio non riesce a dimenticare Rececconi. Qualcuno, durante il minuto di silenzio iniziale, aveva le lacrime agli occhi. Il mondo del calcio non solo è sconvolto, il popolo laziale piange il suo re dopo aver consumato altre lacrime un mese prima per l'amato Tommaso Maestrelli. Ma lo sport chiama a raccolta, c'è il campionato che reclama attenzioni ed energie anche per ripartire da tragedie come questa. E nella penultima di ritorno la corsa scudetto conosce un'altra pagina di emozioni fortissime. Il colpo di spalla lo dà la Roma di Lindholm, che batte la Juventus capolista con un 3-1 che non ammette discussione. La Roma ha giocato bene, ha vinto meritatamente, noi non è che possiamo recriminare su niente, la partita è andata così, nel calcio succede anche questo, poi in fondo è una partita di calcio, hanno vinto loro perché sono stati più bravi. Di Bartolomei, da giocatore più contestato della Roma, è diventato il capocannoniere. Senti, il gol. No, io sono partito da lontano, da molto più dietro come posizione di dove era Scirea. Quando ha zoppato la palla a Pierino, Scirea ha cercato di venire in avanti, Pierino l'ha zoppata un po' lunga e io sono partito di contro alla palla verso la porta e ho fatto gol. Non credo che ci sia fuori gioco.
Bruno Conti ha ritrovato il morale e ha ritrovato anche la strada del gol. È il primo gol nella Roma questo, vero? Sì, in Serie A sì, anche nella Roma sì. Il Torino supera il Foggia con il minimo sforzo e vola più uno dai bianconeri. E si arriva così al giro di boa. Il 6 febbraio 1977 è in programma l'ultima giornata del girone d'andata. La Juventus riceve la Samp, i granata sono a Marassi contro il Genoa. L'attenzione degli sportivi è tutta in questa sfida incrociata, Torino-Genova. Il Toro manterrà il punto di vantaggio sulla Juve? Chi sarà campione d'inverno? Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Sentiamo come sono terminati i primi tempi. Linea Genova. A Marassi, Genoa 1, Torino 0. Ha segnato Arcoleo al 32esimo. A voi Torino. A Torino Juventus 2, Sampdoria 0. Grazie alle reti messe a segno entrambe da Tardelli al 33esimo e al 41esimo del primo tempo. A voi Bologna. A Bologna, Bologna 1, Roma 0. Autorete di Menichini al 15esimo. A voi Firenze. A Firenze, Fiorentina 1, Napoli 1. Rete di Della Martira al 34esimo e autorete di Pellegrini al 42esimo. Gli altri primi tempi a Foggia. Foggia 1, Verona 0. A Roma, Lazio 0, Catanzaro 1. A Milano, Milan 0, Cesena 0, Perugia 0, Internazionale 0. Via Genova. Quarto minuto di gioco del secondo tempo qui allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il Genoa conduce sempre per una rete a 0. Ricordiamo, il marcatore è stato Arcoleo al 32esimo minuto del primo tempo. Volevo interromperti da Firenze. La Fiorentina è passata in vantaggio con un gol di Della Martira. Sta conducendo adesso per 2-1. A te la linea. Grazie all'undecimo a Foggia. Il Foggia conduce sul Verona per 2-0. La seconda rete è stata segnata al 9° minuto ancora da Bordon su azione di calcio d'angolo. Il Torino ha pareggiato con Pulici. Pulici è ritornato al gol, pertanto il risultato ora a Marassi è il seguente: Genoa 1 e Torino 1, esattamente al 17esimo minuto di gioco. A te la linea provenzale. Sì. Bene, qui è lo studio Foggia al 20esimo. La situazione è la seguente: Foggia 3, Verona 1. Prima del raddoppio al 9° minuto di Bordon aveva pareggiato al 4° per il Verona Mascetti, come ci ha comunicato il nostro collega Enzo Foglianese. Al 15esimo la terza rete per il Foggia ad opera di Domenghini su passaggio di Bordon. 20esimo, ripeto, Foggia 3, Verona 1. Vai Enrico. Bene, siamo giunti qui a Genova, come ripetiamo, al 19esimo della ripresa. La situazione è ora di parità, ha segnato Pulici esattamente al 17esimo della linea a Torino. Cardelli si avvia ai 16 metri, sta per tentare l'ingresso in aria, vi riesce, parte il tiro di sinistro e segna Bettega sulla corta respinta di Cacciatori. Scusa, si interviene Bologna, l'arbitro Agnolin ha concesso in questo istante un calcio di rigore in favore del Bologna, rincorsa di Paris e gol 2-0 per il Bologna, mentre mancano 6 minuti al termine. A voi Firenze. A Perugia il risultato è cambiato al 38esimo, l'Internazionale è passata in vantaggio, gol di Muraro su passaggio di Pavone. Finale di Torino 3-0 per la Juventus sulla Samp. A voi Bologna. Dallo studio gli altri tre finali a Foggia. Foggia batte Verona 4-1, la quarta rete per il Foggia segnata al 45esimo da Nicoli. A Roma, Catanzaro batte Lazio 1-0. La classifica al comando con 25 punti, la Juventus e il Torino. Da Simoni, Genoa-Torino in poche battute. È stata una partita bellissima con un direi uno spettacolo anche di colore bellissimo, con questo pubblico entusiasta e direi una correttezza esemplare sia in campo che fuori. Io vorrei che queste partite si ripetessero, anche perché per noi è stata una grossa soddisfazione il pareggio e penso che anche loro abbiano preso un punto che li lascia soddisfatti. Juventus e Torino si dividono il titolo di campione d'inverno, girano a 25 punti sui 30 disponibili, un cammino da record. La notizia bomba, dopo la 15esima giornata, è un'altra e proviene dal Milan. Dopo lo 0-0 casalingo con il Cesena ultimo in classifica, la società esonera Pippo Marchioro, una decisione che era nell'aria. Al suo posto c'è il clamoroso ritorno di Nereo Rocco. Cronaca di una morte annunciata. Dura metà campionato l'esperienza sulla panchina rossonera di Giuseppe Marchioro, detto Pippo. Ha una quarantina di anni, è milanese puro sangue e con il rossonero del Milan ci ha pure giocato, sempre nel settore giovanile. Buon centrocampista, finita la carriera si è scoperto allenatore dalle idee innovative e vincenti.
Giusto l'anno prima è riuscito a portare il Cesena in Coppa UEFA, un'impresa storica per una squadra che ha visto per la prima volta la Serie A nel 1973. L'occasione Milan giunge ghiotta per Marchioro, voluto dal presidente Duina per dare una bella svolta all'ambiente e alla squadra. Lui ha entusiasmo, iniziative, forse vuole innovare tutto e subito, può essere. Con Radice, con Bersellini, con lo stesso Trapattoni che ti ha preceduto al Milan, rappresentate un po' la nuova generazione del calcio italiano. Qual è l'aspetto nuovo più importante che volete portare nel calcio nazionale? Beh, senti, guarda Viola, sembrerà una risposta semplicistica, ma mi sembra che questa ondata nuova di noi allenatori sia quella di bandire la paura. Perché è soprattutto sulla paura che ne escono le brutture di questo nostro sport. Penso che sia il modo migliore per poter portare il calcio italiano ad un livello che gli compete. Quel che è certo è che ha un carattere poco incline al compromesso, specie nei rapporti con la stampa, che fin dall'inizio si fanno tesi e burrascosi. Marchioro predilige la difesa a zona, lancia il giovanissimo Collovati. A Rivera dà la maglia numero 7. Ma pare che la scelta sia concordata con il Gianni, che comunque in campo fa quello che talento ed esperienza comandano. Il guaio è che i risultati non arrivano. Siete la squadra che becca più gol in questo campionato. Io penso che questo nostro gioco debba avere una finalità, quella di divertire il pubblico. Nelle mie prospettive c'era sì la possibilità di prendere qualche rete, ma farne qualcuno in più, logicamente. Ora sta accadendo il contrario, ma ci sono anche dei motivi di forza maggiore. In Europa il Milan va fuori in modo rocambolesco. In campionato chiude il girone d'andata con 13 punti, in piena zona retrocessione. Finora la classifica è bugiarda per quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo perduto delle partite che meritavamo e ne abbiamo perse delle altre che non meritavamo affatto. Per cui ritengo che 2 o 3 punti in più li potevamo avere. Ora, con l'assimilazione di questi schemi, con così la completa disponibilità di tutti i giocatori del Milan, perché da parte loro c'è questa comunità di intenti, c'è questa voglia di fare, io penso che il Milan potrà solo progredire. Nel Milan è rimasto Gianni Rivera, ex Golden Boy, oggi una specie di generale Custer a Little Big Horn. E pensare che il Genova non è certamente la tribù dei Sioux, tantomeno Pruzzo è sembrato Crazy Horse. Insomma, questo Milan, un po' stanco per colpa della Coppa, un po' svanito qua e là, non riesce a vincere da 8 domeniche e oggi ha rimediato un 2-2 con la forza della disperazione. Viene convocato dal presidente Duina, che lo pone di fronte ad una soluzione di compromesso. Gli dice in soldoni: richiamiamo Nereo Rocco, così lui saprà tener buoni i giornalisti e lei continui pure il suo lavoro a Milanello. In questa settimana si era addirittura parlato di un ritorno di Rocco. Ma io di queste cose non ne voglio nemmeno parlare. Io ho avuto un colloquio col presidente, il quale mi ha affermato la sua fiducia e stima, mi ha detto: continua ragazzo, vai tranquillo perché noi abbiamo fiducia in te. Non sarebbe stato comunque una tragedia. Io in 8 anni ho fatto abbastanza bene, non mi sono mai trovato in queste avversità, per cui è accaduto a colleghi più noti di me, non vedo perché la mia famiglia avrebbe continuato così. Come sempre, io avrei trovato un'altra collocazione come tecnico. Per Marchioro il tempo è scaduto. Meglio per tutti lasciarsi così. Forse anche lui ha preteso di innovare troppo e in troppo poco tempo. E così, dopo la rivoluzione rossonera, ecco pronta la restaurazione.
ecco il ritorno di Paron Rocco, più un tentativo di tenere buona la piazza che non un vero progetto tecnico. Rocco, quanto tempo è che non vedeva il Milan? 6 mesi. Però guarda che devo dirti che per un'ora il gioco proprio non mi è, dopo il fine secondo gol era non un brutto Milan. C'è parecchio da fare, cavaliere. Che? C'è parecchio da fare. Dai. Eh? Ma no, da lavorare come il commetti, come dappertutto. Non una scelta azzeccata. Lo dirà il resto della stagione, che vede un piccolo Milan salvarsi in extremis all'ultima giornata dopo aver seriamente rischiato di finire in Serie B. Qualcuno ha voluto far credere che Rivera fosse il mio nemico. Non è vero. Gianni con me è stato di una correttezza e di una lealtà esemplari. Un campione unico e trasparente. Le prime 5 giornate del girone di ritorno vedono per 2 volte sorpassi e controsorpassi. È una guerra di nervi, condotta sempre a velocità folli. Alla 16ª nulla cambia. Vittorie per entrambi con Ciccio Graziani che realizza tutti e 3 i gol granata nel 3-2 alla Sampdoria. La domenica successiva il pareggio della Juventus contro il Genoa dell'ex Damiani consente al Toro di portarsi avanti di un punto grazie al successo sul Bologna. Per avere ragione di un volitivo Bologna, il Torino ha fatto ricorso a 2 componenti del suo ormai caratteristico repertorio. La astuta prontezza di Graziani, ritornato da solo capocannoniere con questo gol, e la classe di Claudio Sala, inesauribile fonte di gioco e di occasioni per il reparto avanzato. Ancora 90 minuti e la situazione si capovolge per l'ennesima volta. Toro sconfitto a Roma. La Roma è l'unica squadra che ha battuto le 2 torinesi. Come si può spiegare questo comportamento? Ma stando a certi risultati, soprattutto a questi alti e bassi in trasferta e in casa, direi che la Roma è la squadra più pazza di questo campionato. Ma comunque diciamo che contro queste grosse squadre, soprattutto in casa, si galvanizza fino a diventare al loro livello o forse anche più proprio per quell'occasione. E Juve che batte il Foggia e mette la freccia. Il Foggia lascia Torino con una onorevole sconfitta. Aveva bene impressionato pur perdendo contro i campioni d'Italia, ha bene impressionato pur perdendo anche oggi contro la Juventus in un incontro dalle molte analogie con quello del girone d'andata. L'Inter è la migliore tra le inseguitrici, anche se con pochissime speranze di inserirsi nella lotta a scudetto. Tra i nerazzurri, momento di gloria per Beppe Pavone, alla destra capace di andare a bersaglio con gol pesanti. La Fiorentina si mantiene in scia. Una domanda per Mazzone. Antonioni all'olandese? Ma io direi di sì, cioè prima si diceva, e onestamente bisogna riconoscerlo, che portava troppo la palla. Adesso la manda, accorcia le distanze, si smarca, collabora in continuazione al possessore di palla. E così facendo diciamo che prende quelle sembianze che ha detto lei all'olandese. Chiarugi e Savoldi tengono a galla il Napoli. Zigoni fa volare il Verona. Poi ci sono anche le goleade. 4-1 della Lazio alla Fiorentina, 3-1 della Sampdoria sul Catanzaro, che il 20 febbraio 1977 saluta il primo gol in A del suo attaccante Massimo Palanca. Bersellini, che si commuove solo con le figlie ai gols, ha detto secco ai suoi: contro il Catanzaro o la vittoria o tutti a casa. È stata la vittoria, con la grinta di queste immagini. E il Milan? La prima di Rocco è da dimenticare, sconfitta per 3-1 a Perugia. Il riscatto arriva la domenica dopo con il 3-0 alla Sampdoria. Buono anche il successivo pari a Firenze, ma la zona pericolo è sempre dietro l'angolo.
La 19ª e la 20ª giornata sono tappe interlocutorie. Stavolta nessun stravolgimento della testa della classifica. Due vittorie a testa per le torinesi e situazione immutata con la Juve avanti di un punto sul Toro. Trapattoni non molla. Oltretutto la Juve è impegnata anche in Europa. Ma lo scudetto è il traguardo principale. Contro il Catanzaro va a segno anche Scirea al primo gol in Serie A. E invece Franco Causio a decidere la sfida contro il Milan. Il Toro risponde con Mozzini e Pulici che regolano la Fiorentina. Torino primo tempo ha chiuso nella metà campo la Fiorentina, anche perché la Fiorentina ha accettato proprio questa chiusura, perché riusciva a chiudersi bene e a giocare di rimessa. Abbiamo avuto delle occasioni buone, ma purtroppo non si è riusciti a passare. Nel secondo tempo si è riuscito a sbloccare la partita con il gol di Mozzini. E tutto è diventato più facile, anche perché la Fiorentina è stata costretta a scoprirsi un po'. E ringrazia l'interista Bini, che batte il proprio portiere e regala i due punti ai Granata nella difficile trasferta a San Siro. Forse c'è un rilievo da fare. Noi abbiamo vinto sul gol meno bello, però potevamo vincere, abbiamo meritato di vincere poi su delle occasioni che abbiamo proprio sbagliato così per troppa precipitazione. L'Inter rallenta, solo un punto a Cesena. E nessuno contro il Torino in casa. La Fiorentina è dietro a una lunghezza grazie al successo sul Verona firmato da Giancarlo Antognoni. Nel Napoli, momento magico per Chiarugi, protagonista del 3-2 a Foggia. Vola invece il Genoa che si aggiudica il derby di ritorno grazie al gol del 2-1 finale del suo bomber Roberto Pruzzo. Genova in pomeriggio di gala per la partita con i campioni d'Italia. Stadio esaurito, 180 milioni di incasso, bandiere. Mancavano, è vero, le signore in lungo, ma non che le equivalga, sia ben chiaro, c'era anche il sindaco di Crocefieschi, Gabriele Di Pasqua, per osservare il suo suddito più celebre, Roberto Pruzzo, detto Orei. Orei, ossia il re di Crocefieschi. Ciao amici, sono Marco Senise, volevo dare un grande abbraccio a tutti gli amici di Sarà Perché Tifiamo e in modo particolare al grande conduttore, il numero uno dei conduttori italiani, il mio amico Renato. Ciao, speriamo di averci presto in studio, mi raccomando. Forza Milan, ciao. Qualche istante di pubblicità e torneremo su questo bellissimo speciale. E comunque, forza Juve. Dal 5 di novembre 2007, anno domini, Osteria degli Ubertini. Cucina tipica romanesca e le meglio delizie della tradizione nostrana. E per non farci manca proprio niente, il pranzo del martedì e venerdì è anche pesce. Qualità, ingredienti sani e genuini e... Oste, portaci un altro litro! Mangia bene e bevi di gusto insieme a Fabio, Fabiana e Gabriella all'Osteria degli Ubertini. Prenotazioni allo 06 96 84 50 32 o al 339 3 26 153 in via degli Ubertini 77. È tutta salute! Forme e Colori è un'azienda moderna e frizzante, un contenitore di idee, l'incontro perfetto tra tradizione e innovazione. Forme e Colori è un laboratorio creativo dove l'esperienza e la passione si intrecciano in una costante ed incessante ricerca di materiali, forme e idee riviste in prospettiva futura. I nostri professionisti, con passione e approfondita preparazione, accompagnano il cliente in un percorso sensoriale per la realizzazione di ambienti confortevoli ed esclusivi. Lo staff di Forme e Colori crede nel design e nel concetto di bellezza a 360 gradi, rendendo così ogni progetto personale e fruibile, bello e pratico. Vi aspettiamo presso il nostro showroom. Forme e Colori è a Roma in via Latina 403, telefono 06 78 87 442. Tuscauto, siamo il vostro concessionario di fiducia Ford a Roma. Siamo in via Tuscolana 297, altezza Furio Camillo.
Da 35 anni nel mondo Ford. Vi assistiamo nell'acquisto di auto nuove e usate, con garanzie e finanziamenti in sede. Curiamo la vostra vettura Ford dai tagliandi alla manutenzione totale, con vendita di ricambio originale in sede. Tuscauto, il tuo concessionario di fiducia. Garanzia di serietà e professionalità. Vi aspettiamo! Ciao Renato, un saluto a te e a tutto lo staff del canale TV Sarà Perché Ti Fiamo. Un augurio che finisca presto questa pandemia che ci ha lasciato un bel segno. E un saluto a tutti i telespettatori dal quartiere Testaccio, covo di tifosi romanisti, ma io sempre cuore juventino. Forza Juve! Buona serata ragazzi! Un saluto agli amici di Sarà Perché Ti Fiamo, torneremo presto in campo. Forza Juve! Ciao ragazzi! Lo torto al Genoa, non perché non amasse il pallone o avesse qualcosa contro la società rossoblù, ma perché non voleva legarsi a nessuna squadra. Non gli manca certo il carattere, né la personalità, unita ad una congenita tendenza al mugugno. Qual è l'aspetto che più ti infastidisce del rapporto fra lei e i tifosi? Ma non c'è rapporto, cioè loro non capiscono, non... cioè forse sarei così anch'io, quando vado allo stadio non... Un tifoso non può sapere lo stato d'animo di un giocatore, perciò... Molte l'accusano di respingere le persone. Una difesa, penso. Sono un po' così, più che altro lo sono in campo, perché se non mi conosce fuori sono tranquillo, non normale. In campo invece no, in campo mi trasformo completamente e divento cattivo. Diventa cattivo? Beh, cattivo abbastanza. Ma cattivo con tutti, anche con i compagni, che è una cosa sbagliatissima, perché io sbaglierò mille volte e nessuno mi dice niente. E io quando uno sbaglia così, c'ho quello scatto lì, non riesco a farne a meno, non è che lo faccio per far del male a qualcuno, è una reazione istintiva. Ma... Nel frattempo cresce. Luisito Suarez, che lo allena nel vivaio rossoblù, lo affina. Arturo Silvestri, che guida la prima squadra, lo fa debuttare in A il 2 dicembre 1973 contro il Cesena. Gioca con il numero 9. Il 10 è Gigi Simoni. L'11. Pruzzo è una delle poche note liete. La critica lo esalta. Le grandi squadre chiedono informazioni sul suo cartellino. Roberto Pruzzo, centravanti del Genoa. Il suo mestiere è il gol. È bravo e sa farli. I gol costano cari. Difatti Roberto Pruzzo ha raggiunto una quotazione di 2 miliardi. No, la mia posizione è sempre la stessa, no? Cioè prima ero uno che giocava come gli altri, normale. Adesso con questo fatto dei miliardi, della Juve, del Genoa, è diventato tutto più difficile per me, no? Però io sono rimasto sempre qua. Io cerco di andare avanti così, di fare il meglio senza pensare a niente, perché se dovessi stare lì a pensare ai miliardi, a quelle cose lì, sarebbe meglio smettere. Ma lui non riesce a gioire. Non pensavo di diventare un calciatore. Giocavo per divertimento e l'idea di firmare un contratto mi convinceva poco. Il presidente Fossati faticò a convincermi. Poi tutto cominciò a correre. Mi trovai in prima squadra e la passione diventò un lavoro. Il campionato abbraccia un nuovo protagonista che si ripete anche nelle successive due giornate, portando il Genoa in zone tranquille di classifica. E intanto, dopo i 90 minuti della 21esima giornata, gli appassionati di calcio assistono all'ennesimo aggancio in vetta. La Juve capolista non riesce a battere il Verona. E questa la rete messa a segno dal Verona al 44esimo della ripresa, annullata dall'arbitro Michelotti, che ha giudicato al di là della linea di fondo la palla calciata da Zigoni per la testa di Petrini. Una rete che avrebbe condannato la Juventus, dando alla squadra veneta un successo non certo demeritato. Torino la meglio sul Perugia. Torino-Perugia, una battaglia nel pantano. Il gol decisivo stavolta è di un difensore, Roberto Salvadori.
ma la gioia per i Granata dura lo spazio di una settimana. Juve vincente sul Cesena. È destino che il Cesena faccia soffrire la Juventus. A Torino la squadra romagnola, quando non pareggia, perde di misura. Toro che pareggia al San Paolo contro il Napoli. I bianconeri ancora avanti di un punto. Dietro è lotta tra Fiorentina e Inter per il terzo posto. Tra i viola c'è spazio per i giovani Pietro Braglia e Sante Crepaldi, che realizza il gol decisivo contro il Catanzaro. I nerazzurri si salvano a Genova al 90esimo, prima di pareggiare per 0-0 uno scialbo derby della Madunina. San Siro fischia i giocatori, Mazzola e Rivera sono contestati. E infine spazio per il giallorosso Bruno Conti, che con una prodezza regala alla Roma il derby della capitale del 27 marzo 1976. Finalmente Gaetano Azzalone ha assistito a un derby e ha visto la squadra sua vincitrice. Qual è il commento? Dato quello che ho visto oggi, direi che quel che è fatto è reso. Nell'andata mi pare che la Roma ha giocato e ha perso. Questa volta ha giocato la Lazio e ha perso la Lazio. Ed è nuovamente tempo di derby. Alla 23esima giornata le due capolista si trovano di fronte. Stavolta la Juventus regge la forza d'urto del Toro e ottiene il pari che le consente di mantenere un punto di distanza sui rivali. La classifica non cambia nelle due giornate successive, i bianconeri sono inarrestabili. Due vittorie su due partite, nessun ostacolo sembra fare paura agli uomini di Trapattoni. Va a segno anche Antonio Cabrini, sempre più spesso buttato in mezzo nella mischia. Il Torino non cede di un centimetro, 3-1 al Catanzaro, sempre più in pericolo. Una gara che non ci è riuscita magari così come una delle migliori, questo è vero, c'era un po' di svogliatezza così che è capitata d'improvviso e non c'è una spiegazione ben precisa. Così si è espresso Gigi Radice dopo Torino-Catanzaro. Una partita il cui risultato ha rispettato il pronostico, ma che non è stata per i campioni d'Italia la passeggiata che si poteva immaginare. 3-0 al Cesena, con tripletta di Ciccio Graziani, sempre più super bomber del campionato. Per fortuna che Francesco Graziani è venuto a Cesena con la caviglia in disordine, altrimenti avrebbe segnato non tre, ma chissà quanti gol. Beh, è difficile dirlo, comunque all'inizio della partita ero un po' titubante, appunto perché avevo questo male che mi affliggeva da giovedì. Poi tutto si è risolto nel migliore dei modi perché abbiamo segnato subito e tutto è andato, andato abbastanza bene. A 5 giornate dalla fine la Juve comanda con un solo punto sul Toro. Il derby continua e tutto può ancora accadere. Inter e Fiorentina continuano la loro sfida a distanza per la terza piazza, anche se la loro velocità è da crociera. Il Napoli vince a Cesena, ma poi perde netto in casa con l'Inter. La Lazio supera i nerazzurri, ne dà 4 al Genoa, ma nel frattempo perde a Foggia per 1-0. Su questo stadio di Foggia, Tommaso Maestrelli e Luciano Rececconi hanno vissuto memorabili giornate sportive per una promozione in Serie A. Nelle file della Lazio, poi, entrambi sono diventati campioni d'Italia. Oggi Foggia e Lazio hanno ricordato i due sportivi scomparsi. Li hanno ricordati con coppe e fotografie, ma non certo col gioco, perché la partita è stata veramente mediocre. Il Perugia ha uno scatto d'orgoglio e sotterra la Roma sotto di 3-0. Manca mezz'ora al termine della partita, è una intervista un po' inusitata, il Perugia vince per 3-0, non si aspettava una Roma così, una Roma senza De Sisti, in fondo soffre questo centrocampo. Ma io direi che il Perugia oggi sta giocando una partita eccezionale, perché abbiamo giocato a un ritmo direi travolgente, ci potevamo aver fatto anche qualche altro gol. Il campionato entra più che mai nel vivo. 24 aprile 1976, in programma la 26esima giornata. Altri 90 minuti da vivere tutti d'un fiato, con la Juve capolista ospite del Perugia e il Toro che riceve il Verona. Il quadro è completato dalla doppia sfida Roma-Milano, con i giallorossi che ospitano l'Inter e il Milan che riceve la Lazio.
Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Cominciamo col ribadire i risultati dei primi tempi linea Perugia. Bene, al Pian di Massiano, Perugia 1, Juventus 1, Causio al 19esimo per la Juventus, Vanini per il Perugia al 32esimo. A voi Milano. A Milano, Milan 2, Lazio 1, questa è la successione della reti, al 14esimo Bigonni, al 30esimo Rivera, al 43esimo Giordano. A voi Bologna. Risultato finale del primo tempo, Bologna 0, Fiorentina 0, a voi Genova. A Genova, Genova 1, Foggia 1, a voi Napoli. A Napoli, Napoli 1, Sampdoria 0. Qui lo studio con gli altri primi tempi a Torino. Torino in vantaggio sul Verona per una rete a 0. Al 21esimo ha segnato Pulici su passaggio di Pecci. A Catanzaro, Catanzaro 2, Cesena 2. Al 12esimo va in vantaggio il Cesena con Palese di testa su passaggio di Palanca. Al 18esimo raddoppia Piangerelli pure di testa. Al 38esimo per il Catanzaro segna in prota. E al 44esimo il Catanzaro pareggia con Sperotto su passaggio di Banelli. A Roma, Roma 0, Internazionale 2. Al 13esimo segna Muraro di testa su cross di Oriali. Al 43esimo raddoppia Oriali. In questo istante Cirillo ci comunica a Roma. Roma 1, Internazionale 2, per la Roma ha segnato Musiello su passaggio di Prati. Linea a Enrico Ameri. Scusa Ameri, è Bologna che interrompe, è andato in vantaggio il Bologna al secondo con Maselli. A te la linea. Interrompo da Genova, il sesto minuto di gioco, il Foggia usufruisce adesso di un calcio di rigore che viene battuto da Bordon, il tiro si infila alla sinistra del portiere del Genoa Tarocco, il Foggia pertanto in vantaggio per 2-1, a te la linea. Napoli che si inserisce per dire che in questo momento, e siamo al settimo minuto di gioco, la Sampdoria è pervenuta al pareggio con un tiro di Saltutti. Scusa Alfredo, adesso tocca a me interromperti. Ha pareggiato la Lazio con Giordano, tutto questo al decimo, 2-2 tra Lazio e Milan a terra linea. A Roma l'Internazionale sta ora conducendo per 3-1 sulla Roma. Al 31esimo la terza rete per l'Inter segnata da Roselli su azione personale. A Meri ti cedo la linea sino al termine, vai Enrico. Bene, d'accordo Roberto, mancano 3 minuti alla conclusione dell'incontro e c'è un batti e ribatti di Morini nei confronti di Amenta. Attenzione Perugia, un solo istante, qui è lo studio che si intromette. Al 42esimo la situazione a Roma è cambiata, il punteggio è ora il seguente, Roma 2, Internazionale 3, per la Roma 42esimo rete di Musiello su azione di calcio d'angolo. Incredibile, bellissimo campionato. Ogni domenica una novità per un derby che non smette di emozionare e di creare ribaltamenti di fronte. A 4 giornate dalla fine inizia la volata finale. La prima tappa si corre tra il 30 aprile e il 1 maggio 1977. La Juve, impegnata in Europa, anticipa al sabato la sfida casalinga contro il Napoli. Partita dura, spigolosa. A Bettega risponde Massa nel finale. La gara sembra destinata al pareggio quando Beppe Furino trova la zampata giusta per battere Carmignani. Juventus-Napoli il giorno dopo a freddo nella casa di Giaveno di Roberto Bettega, che da grande campione qual è ancora una volta ha sbloccato il risultato per i bianconeri. Bettega è fra quanti pensano all'eventualità di uno spareggio o no? Ma a questo punto può venire fuori tutto, lo spareggio e la vittoria di uno prima. Noi abbiamo messo un altro mattone nella costruzione di questa nostra casa che è iniziata 8 mesi fa. Il Torino scende in campo contro la Lazio, conoscendo il risultato dei rivali, ma non riesce a segnare. Finisce 0-0. Il punto perso consente alla Juve di prendere la vetta del comando. Un punto guadagnato o un punto perso per il Torino? Difficile stabilirlo. Per come sono andate le cose, in campo è fuori di dubbio che questa sera i Granata si ritrovano un punto in più in classifica. Ma è anche evidente che nella corsa allo scudetto quello lasciato all'Olimpico potrebbe risultare un punto decisivo. Risultato che rientra nelle previsioni della vigilia? Ma le previsioni sì, direi che un risultato che io accetto benissimo, perché c'è stata una grossa prestazione di tutte e due le squadre, abbiamo rischiato tutte e due, è un punto che non intacca assolutamente questo finale. Nelle altre gare, ottima vittoria del Foggia che è virtualmente in salvo e buon pari del Genoa. Ancora deludenti 0-0 per Inter e Milan, con i rossoneri che tremano davvero. 28esima giornata, 8 maggio 1977. Torna il doppio confronto sull'asse Milano-Torino. Granata contro rossoneri al Comunale, nerazzurri che ricevono i bianconeri a San Siro. Il Toro scatena i suoi gemelli del gol. Il 2-0 mette KO il Milan, che a 3 giornate dalla fine è terz'ultimo. La Juventus affonda l'Inter senza buon insegno.
Ci pensa allora il suo sostituto Bobo Gori, ex nerazzurro, ad aprire le marcature. Il raddoppio nella ripresa è di Marco Tardelli. Tutto uguale in vetta a 180 minuti dalla fine. Juve 47 punti, Torino 46. Penultimo giro di pista. Ancora una volta i bianconeri anticipano per gli impegni europei. È la Roma a cadere sotto i colpi di Roberto Bettega all'11° del primo tempo. Vittoria importante quella ottenuta dalla Juventus contro la Roma nella partita di congedo dal pubblico dello stadio comunale. La squadra bianconera è riuscita a infilare la ragnatela della Roma con questa azione conclusa a rete da Bettega. Tanto basta la Juventus per vincere e per mantenere il minimo vantaggio sul Torino, che nel finale supera il Foggia. Ma ancora nulla è deciso. Nel frattempo il Milan fa suo lo spareggio salvezza contro il Catanzaro. La sconfitta costa ai calabresi il ritorno in B. Per i rossoneri c'è da attendere l'ultima giornata. Milan salvo? Ma io spererei proprio di sì, avuto. E siamo all'epilogo. 90 minuti thrilling per decidere un campionato. La Juventus, che ha appena conquistato la Coppa UEFA ed ha nelle gambe le fatiche di Bilbao, è ospite della Sampdoria, che ha bisogno di punti per salvarsi. Il Torino riceve il Genoa, che non deve chiedere niente al campionato. La Juventus è in campo: Zoff, Cucurenzo, Gentile, Turino, Morini, Cirea, Causio, Tardelli, Bonizzi, Benetti e Bettega. Alla fine del primo tempo voi eravate 0-0, il Torino vinceva 3-1. Sì. Voi l'avete saputo negli spogliatoi, ovviamente. Sì, l'abbiamo saputo. Cosa avete pensato? Niente, è per quello che quando siamo entrati in campo abbiamo attaccato di più. Al quarto minuto della ripresa, 0-0 a Marazzia, voi Torino. Da segnalare un subbuglio avvenuto in tribuna centrale in conseguenza di un'errata segnalazione di una radio privata che dava la Sampdoria in vantaggio a Marazzi sulla Juventus. Attenzione, Bettega per la Juve, ha segnato il gol che voleva dire scudetto. Ha recuperato un tiro di Tardelli indirizzato verso il centro dell'area avversaria e con un colpo di tacco, forse nemmeno lui saprà come ha segnato questo gol, è riuscito a mettere in rete. La Juve conduce ora per una rete a 0 a voi Torino. La notizia da Marazzi è arrivata in uno stadio letteralmente pietrificato, tanto che soltanto qualche applauso ha salutato il quarto gol di Graziani, intervenendo sulla punizione sulla quale ci eravamo interrotti quando è intervenuto Marazzi. La Juventus sarà doppiato con buona insegna esattamente a 5 minuti dal tempo. Scusami, so che il risultato non cambia, ma l'episodio merita di essere segnalato, se non altro per ricordare l'impegno del Torino anche in questa ultimissima giornata. Il Torino è andato al 5-1 con Zaccarelli a 2 minuti dal termine. La Juventus è campione d'Italia perché la partita è finita, campione d'Italia per la stagione 77-78. Torino secondo in classifica, si è concluso uno dei campionati più entusiasmanti, più avvincenti del dopoguerra. Ha vinto la Juventus, avrebbe potuto vincere il Torino, le giostare si sono equivalse e hanno dato vita ad un lunghissimo derby che la Juventus è riuscita a far suo nelle ultimissime battute. Davvero Boniperdi, ovvero sia la soddisfazione. Sì, veramente grande. Grande per la Coppa UEFA e per questo campionato. Molto sofferto, molto duro. Detto tutto il bene possibile della Juventus, non lo chiediamo a lei, del Torino, leale avversario fino in fondo. Forse ci occorrevano 2 scudetti, no? Ma guardi, io so che la scudetto l'ha vinto la Juventus e ne sono veramente felice. E degli altri parlo sempre poco o mai, ma vorrei solo ancora dirle questo. Guardi, noi dedichiamo veramente questo scudetto a tutti i nostri tifosi. Gigi, questo Torino ha concluso il campionato alla grandissima, no? C'è questo meraviglioso abbraccio, sì, del tuo pubblico, certo, che ti conforta dalla delusione. È vero, devo dire che è un pubblico meraviglioso, senti che tu si meritava veramente un altro scudetto, veramente. È commovente, veramente. Senti, cosa provi in questo momento? Ma così, sono deluso non della squadra, perché i ragazzi hanno fatto fino in fondo il loro dovere. Mi pare che questo pubblico, anche noi, stiamo dimostrando che poi bisogna sapere anche perdere, perché è importante come saper vincere.
Senti, l'amarezza deriva soprattutto dal fatto di aver disputato un grandissimo campionato e di essere battuti in fotografia. Sì, come si questo dice. È vero, d'altronde purtroppo l'abbiamo vissuto noi e così mi dispiace molto perché è un campionato così pieno di record. Devo fare i complimenti alla Juve perché sono stati bravi anche loro, però purtroppo siamo arrivati secondi, ma io sono soddisfatto perché per questo pubblico, per questa squadra che si rifarà risentire. Marco Tardelli, il giovane che si è rivelato nella Juventus quest'anno ed è subito conquistato uno scudetto. L'anno scorso abbiamo perso un campionato che forse non meritavamo di vincere, però quest'anno abbiamo dimostrato di essere una squadra sia nazionale che internazionale. Bonisegna, il secondo gol alla Sampdoria è quello che ha deciso lo scudetto, proprio con sicurezza, no? Sì, comunque l'importante era segnare perché il pareggio non ci bastava, sapevamo che il Torino vinceva. Dopo il gol di Bettega, insomma, era quasi fatta. Chiaro che è stato meglio raddoppiare. Romeo Benetti, stanco? Dopo una partita si è sempre un po' stanco, sì. Lei con la Sampdoria ha vissuto dei momenti molto belli qua a Genova. Oggi ha condannato la Sampdoria. Ma io credo di non aver condannato nessuno. Io credo solo di aver contribuito a far vincere lo scudetto alla Juventus. Bettega e Causio, siamo per Domenica Sportiva, TG1. Bisogna qualificarsi perché questa finale di partita è stato un po' così nervoso. Il gol è suo, ha fatto vincere uno scudetto. No, abbiamo vinto lo scudetto i 49 punti che abbiamo fatto prima. Questi sono stati due punti come tutti gli altri. Naturalmente è stato un gol abbastanza importante perché ha sbloccato una certa situazione, però è stato importante come tutti gli altri. La Juventus conquista il suo 18° scudetto, decisivo l'allungo nel finale e la tenuta nelle ultime 4 gare, nonostante gli impegni in Coppa UEFA. Giovanni Trapattoni al primo anno centra subito l'obiettivo grosso. E lo fa con un punteggio record, 51 punti sui 60 disponibili. Il Torino si arrende solo all'ultima giornata. Non sono bastati 50 punti per confermarsi campioni d'Italia. Si consola con Ciccio Graziani, che conquista il titolo di capocannoniere. Grazie! 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 La Fiorentina, terza, è staccata di 16 punti dalla vetta. Quarta è l'Inter. Il Milan si salva all'ultima giornata con una doppietta di Gianni Rivera. In B ci finisce la Sampdoria che va a fare compagnia a Catanzaro e Cesena. Saluto a tutti gli amici di Sarà perché tifiamo, a Renato Chiaro. Ciao, ciao Renato, ciao a tutti quanti. So che insomma, si continua a produrre quel che si può, degli speciali devo dire molto belli, ne ho visto qualcuno, complimenti, ancora bisogna stare a casa, stiamo a casa e vediamo appunto Sarà perché tifiamo. Ciao. Bene cari amici, eccoci giunti ai saluti finali. Spero che anche questo speciale vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto veramente, andate alla nostra pagina Facebook e dimostratelo con un like o con un mi piace, altrimenti fatelo lo stesso. Noi ci siamo e ci saremo, e soprattutto vi aspettiamo.